amici androidblog.it, ciao a tutti Alessio. Come terza prova game per il nostro Nexus 7, ho deciso di testare un gioco della EA Games, Need for Speed, in questo caso Hot Pursuit, o Pursuit che dir si voglia. Momentaneamente abbiamo il video di presentazione iniziale che verrà visualizzato ogni volta che avvieremo il gioco, e che potremo togliere semplicemente facendo un click sul display. Quando la prima volta installerete il gioco, oltre a volere tutta una serie di dati in più che quindi dovete scaricare, potrete scegliere intanto di fare il tutorial e poi di quale carriera fare. Se giocare come poliziotto o giocare come fuggitivo. Io ho scelto di giocare come fuggitivo perché secondo me è più divertente. Qua sotto abbiamo il nostro menu dove ci sono le opzioni, le statistiche, la gara veloce, la carriera e le informazioni. Faccio vedere un attimo le opzioni del gioco, che sono la lingua, gli effetti sonori, la musica e la perizia, quindi quanto più o meno ne vogliamo avere. Poi abbiamo la sensibilità del touch o dell'accelerometro, l'oscillazione, appunto l'accelerazione e la velocità, se lo vogliamo in chilometri orari, in questo caso mettiamo in chilometri orari che non era messo, e basta, tutto qui. Le statistiche ci fanno vedere in che livello siamo al momento. Io ho già fatto qualche partitina per prenderci un po' la mano. Possiamo fare una gara veloce o giocare la nostra carriera. Qua ci verrà chiesto di scegliere se vogliamo la carriera poliziotto o pilota, quindi fuggitivo. Come ho detto, io ho già fatto pilota, quindi mettiamo pilota. Qua la mappa. Ho già fatto queste tre gare, proviamo a fare un'altra gara. Ok, qua ci spiegherà i punteggi e il denaro che ci verrà dato in base alla posizione ottenuta. Aspettiamo che carichi, tocca per continuare. Anche questo, vi assicuro, gira molto molto fluido. Abbiamo possibilità di mettere il NOS semplicemente sfiorando col dito dal basso verso l'alto. Un attimo che se no andiamo a uccidere, così, in questo modo. Di girare semplicemente andando un po' più piano, o di sterzare inclinando il tablet un po' di più in questo modo. Possiamo frenare cliccando sul display, ma in questo caso non ci interessa, quindi non lo facciamo. Allargo un attimo la videocamera, se no non ci capiamo più niente. Non ha veramente nessunissimo scatto. Qui il processore Tegra 3 mette sicuramente del suo. Col Tegra 2 ho visto che addirittura non era neanche compatibile con il mio vecchio Transformer. Credo che sia compatibile con questo Nexus per il fatto che abbia l'interfaccia smartphone. Non ne sono del tutto sicuro, ma è una mia supposizione. Vediamo di finire la gara decentemente, ma mi sa di no, perché con la videocamera davanti viene leggermente male. Eliminato, vabbè, pazienza.
Vabbè, vi ho fatto vedere un po' tutto. Il gioco, come avete visto, funziona abbastanza bene. Vuoi ricominciare l'evento? Gli diciamo di sì, ma non ci porta più di tanto. Niente, con questo ho concluso. Appuntamento sempre qui su androidblog.it, sul nostro blog o sul nostro canale YouTube. Alla prossima. Ciao a tutti.